trionfo elettorale del partito al governo in Kerala, un risultato che fa sfumare uno dei principali ostacoli alla soluzione della vicenda dei due marò detenuti al Trivandrum con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati. Il voto supplettivo di Piravom, centro agricolo nei pressi di Kochi, era cruciale per la sopravvivenza della maggioranza parlamentare, che si era ridotta a un solo voto di differenza per i comunisti. È una notizia positiva, ha detto il direttore generale della Farnesia Andrea Perugini, che nei prossimi giorni vedrà il chief minister del Kerala, Oman Shandi, per sollevare di nuovo la richiesta di un trasferimento fuori dal carcere di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Continua infatti ad essere considerata inappropriata la cella separata nel penitenziario di Trivandrum, dove i due marò si trovano dal 5 marzo scorso per intercessione del sottosegretario De Mistura, che ha dichiarato che continuerà la sua permanenza in Kerala per assicurare ai marò la vicinanza delle istituzioni italiane e soprattutto per mostrare alle istituzioni locali la priorità di questo caso. L'iter procedurale per il rilascio dei due marò, commenta poi il ministro degli esteri Giulio Terzi, si sta rivelando molto laborioso ed è un percorso molto complesso. Il ministro sottolinea poi la necessità di seguire la legislazione indiana senza mai rinunciare di un millimetro alla riaffermazione che la giurisdizione del caso appartenga all'Italia. Noi, ha ribadito il ministro, riteniamo che la tutela dei nostri marò passi anche per questo sforzo legale.